Eccoci qua, Civo Sam, sicuramente sarà un match preparato. Per partecipare, questo è un torneo locale. Il prossimo torneo locale qui della Presidente Smash sarà il 21 maggio. E ovviamente vi invito a tranquillamente ad entrare nel gruppo Telegram di Upper City Smash per le prossime news del prossimo torneo. Ovviamente adesso parto con un bello stage strike, ovviamente. Per questo matchup, questo potrebbe essere uno stage giusto per Kalos. Questo potrebbero tirare fuori un Kalos o uno Stadium. Sicuramente sarà molto difficile avere un FD o un Battlefield, perché sono veramente stage molto bilanciati da qualsiasi punto di vista. Vediamo, ovviamente adesso segnano gli stage. Vediamo, potrebbe essere... No, che cazzo. Ok, sicuramente lo stage migliore per questo, per Parametro, potrebbe essere D e Kalos, mentre per Kirby i due Town City e Smashville potrebbero essere interessanti. Ovviamente essendo che ha vinto... Scusatemi un secondo, non si è visto nulla allo stage, mannaggia signore, vabbè. Vediamo. Ok, si cambiano l'ordine, giustissimo, per essere sicuri, perfetto, sì. Stadio 2, ok. Era forse uno stage che potevo aspettarmelo. Ho visto gli ice, ho detto, ma cosa? Sono a 100, inizia la pubblica. Oh no. Ok, e parte. Signori, loser quarterfinal, Civolix, Sam. Come già detto, matchup molto interessante. Tutti e due avranno un approccio molto diverso Vediamo come si gestiranno i player, ovviamente. Podcast di due personalizzato per il nostro Upper City Smash. Vediamo. Inizio molto particolare con Serbi di Pyra. Ovviamente c'è una confusione enorme tra i personaggi, ma scusatemi parecchio. Vediamo. Qua, ok, bella partenza. 50 poteva andarci per la combo, eccolo. Bel dodge per evitare la combo. Qua potrebbe essere un combo utile, forse può essere anche droppata dal Cimo. Adesso, bel controllo dello stage da parte di Sam. Mamma mia, all'ultimo frame prende il neutral di Pyra. Qui, ovviamente, un bel controllo di distanza tra Pyra e Kirby. Qua Pyra, con un bel controllo di distanze, può essere letale in una maniera allucinante. Bella recovery, bella B2B per ovviamente evitare certi punish. Neutral B, che bello anche il tappereggiare di Cimo. Nel mentre ovviamente guarda subito il ledge. Prende il side B, che non si ricorda che effettivamente prende sotto il ledge. Qua, oh bella drag down fair into a smash. Bel dash attack. Qui può anche già partire una kill. Si è controllata bene, ma niente. Quando si sta per fare Mitra sono sempre dei bellissimi personaggi. Ecco la kill di Nair. Mamma mia, si porta subito con un 3-2 per Sam. Dicevo, per Pyramitra, per quanto sono dominanti in tutte le fasi del match, mamma mia, infatti, questa è una prova enorme di quanto se controllano lo stage con il loro ritmo, è praticamente il loro match, e non smetteranno mai. Ma basta anche solo pochissimo nelle sue recovery. E perdono già una stock, bellissimo la read del dodge in top smash. Qua si ritorna abbastanza viva la situazione. Qua ovviamente, qua... molto paziente Sam, per pochissimo non ha contato i frame dell'invincibilità, o li ha contati nel modo sbagliato. Qua, beh, ancora bel modo per temporeggiare di Cimo. Mamma mia, down air che non va tutto al segno grazie all'up B di Pyra, che è veramente forte sia come tool. Qua, bello up B, Bear, scusate un po' per queste parole, però qua ritorna anche un bel po' di stallo. Come ho già detto, qua basta anche un tocco e può cambiare tantissimo la situazione in questo match. E ritorniamo comunque in una situazione even. Intanto vediamo ancora com'è la situazione qua dell'incontro. Qua ancora begli scambi, tutto ciò. Si salva! Sempre grazie al 6B di Pyra.
tranquilla perché non kill ancora per poco. Bella DI da parte di Cimolix. Qua ancora un bel modo per tornare giù, ma niente, un altro perché killa. E si ritorna un 1-2 per Sam. Questo match è un bel esempio di come fare dei scambi, ma proprio veloci. Qua ancora belle read. Mamma mia, da un B che killa. E si ritorna even, 1-1. Qua è proprio il primo che può partire con la combo, può partire a fare danni e forse già portare a casa il match. Però qui ci sono tanti casi di drop e di bei dodge. Qua sicuramente ora qua parte la situazione dove Sam può avere vantaggio tenendo uno spacing giusto, mentre qui è partito Cimo, è partito, può ritornare con la combo, mamma mia, e così con una sola combo porta subito il ritorno even con i danni. Qui può tornare con la situazione. Qua si può già evidentemente con Pyra, può anche già, basta solo un tocco e ucciderla, nel mentre per Cimo può anche solo un bel drag. Mamma mia, bello salvarsi dall'up B. Qua con un dash attack che non killa, manca poco, madonna, evita la down B per killare. Qua basta solo un tocco di uno smash o qualsiasi cosa che lanci off stage e mamma mia, down B to down up smash e down air to up smash. Una kill move enorme per Pyra, che è un tool che può sempre portare a utile. Mentre qui adesso c'è un cambio di commentary durante il set. Quindi ci vediamo più tardi forse. E questo match è incredibile, non perdetevelo. Signori, lascio la parola a un altro commentatore. Ma mamma mia, questo match è grandioso. Grandioso. Cambio sistematico di commentatori. Buonasera ragazzi, siamo quelli, siamo quelli che sono in winner final, quelli che sanno il gioco. Yolt e Sai Ryan. Allora, abbiamo Cimo e Sam, allora. Paramitra e Birbo. Allora, vedo 1-0 per Cimo, 1-0 per Sam. Ok, non sembra impossibile come non sapevo per Kirby, dico, se hanno due boxisting che può fare. Però e difatti in realtà adesso stanno muovendo. Quindi hai sbagliato totalmente. No, dico, mi sembra molto fattibile per Kirby con tanto turbo shifting e in più può un po' cringiare Regis con Aerial, sì, Domir, eccetera. O con una smash. O con una smash. O con una smash. Carichissimo. Allora. Cattura è disbenzio. Sì, proprio, siamo proprio noi. E adesso fa Domir. Bello. La Cimo, questa è la Cimo. Vediamo se. In un game si è riuscito ad adattare benissimo, perché prima ha perso, adesso lo sta distruggendo. Adesso io non ho visto quanto ha perso, ma che magari ha finito la stock. Lo punisce? No, no. Lo punisce, è ottimo. È stato distoccato. Ah, ok. Ui, Deir, lo tri... Il Deir è cursed, comunque. Non mai, lo trivela e lo porta giù negli inferi. 50%. Vabbè, ma era per giù. No, dico, 50% lui è rimasto l'ultimo. Ah, ok, non male. L'ha ristoccato, si è adattato. Tristoccato. Aspetta che cambio lo score, va. Ah, giusto, faccio io, che sono più vicino. Sei più pratico. Pratica. Allora. Presumo tu sappia come si vede. È autoesplicativo. Fare. Sa tutto. Vediamo in che stage andando. Tu cosa pensi dello stage? Non ho visto lo stage. Neanch'io, difatti stavo un po' facendo... Purtroppo non ho visto lo stage, adesso vedremo. Ok. Hai fatto update? Sì, a posto. Sì, una pari. Devo mettere i commentatori. Vabbè, non importa. Faccio veloce. Va bene. Non commenti tanto. Allora, commento, non vedo nulla perché c'è il coso in mezzo allo schermo. FD come scelta, non so quanto sia buona. Non vedo nulla. Scusa, perdonami. Update. Vai. Ok, adesso che vedo, posso vedere che siamo in una situazione... Cos'era quel suono? Che cazzo? Rumorini.
Si stanno chiamando. Vabbè. Allora abbiamo FD come stage. C'è telegramma acceso. A quanto pare. Aspetta il cavo. Ok, apposta. Non so, chiamate di Telegram. È uno scherzo telefonico. La mafia ci ha trovato, stiamo facendo un party l'anno. Vabbè, niente. Allora, uno pari. FD, F Smash di Pyra, cattivissimo. La Luigi usa B al board e se la difende. Solitamente funziona, questo è il problema. Ma se Kirby usa il neutral B sulla spada mentre deve ancora arrivare, se la mangia, sai, ok. Sai che forse se la mangia? Se, ok, se la mangia, ma che poi cosa succede? E poi torna Pyra. Perché ovviamente. Ma ero quello perché magari si curava. Oh, Photon Edge, Photon Edge punito, ottimo. Questo è un punisher. Tutta la super armor del non B per assicurarsi non viene colpito dal 6B. E lo mena. Buona roll per schivare la spadona. Spadina di Pyra più safe di suo stadio. Mamma mia. Prova la Futsu, ma non riesce a ottenerla. Adesso siamo in una situazione in cui ha un vantaggio di stock, ma si ritrova in disadvantage. Allora, qua posso. Bravo Cimo, a scendere! Oddio! La ah, buona, ottima di AI. Bravo Cimo che sta. Sta prendendo il suo. Sta prendendo il suo tempo, non sta cercando le hard punish. Perché committare contro Pyra e Mitra ti porta a questo. Ti distrugge. Bisogna. Sì, è una cosa è razzista. no. Forse è contro in due. Momento in ok, nozione. Momento di juggling da molto parte di Sam. Al Batui, quindi di Smash 4. Però le. Quasi più forte. Quasi più forte. Quasi. Ma forse se non ricordo la frame 1, non so. Frame 1. Ui, J-Block! Lo porta fuori, ok. Non tecca. Bravo Sam a recuperare. Utilizzandolo. Molto switch, legge la roll. Tanto quella B così è quasi difficile. È quasi impossibile da attaccare, devi essere molto preciso. Sì. Poi va a fare la tech. Oh, scende! Non lo prende, lo prende. Tecca! Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Sarà vivo. Tenta di avere il Pyra ma non riesce a connettere. Se no. Trova il bordo Cimo X a smash e viene punito. Non gli serve lo stage, allora loro giocano fuori dallo stage. Sono dei tar, voi con Mitra. Ottimo. Allora, la stock sì. Per Sam. Tenta di fare tutto Udeir. Ovviamente Pyra mi fa un legend molto buono perché... Però era ancora con l'invulnerabilità però. No, devo lamentarmi di Pyra. non darmi ragione mai più. Va bene. Perdonami. Udeir prende, ciaone. L'ultimo piedino di Kirby. Porta a casa il game 2. Mi devo rialzare per cambiare lo score. Buon divertimento. Grazie, metto un attimo. Faccio velocissimo. Comunque, vedendo le tue pick oggi in torneo, posso capire perché ti piace il gatto gaming. Visto che è bello il gatto? Minchia. Mamma mia. Ok. Oggi non so commentare, Carlotto. Non sai commentare oggi? No. Oggi non è. La lingua non funziona. Forse perché non so proprio cosa commentare di Pyra, mi fai Kirby. prima mi è uscito caso, adesso è un po'. Guardi Kirby rotondo, bello. Guardi Pyra, rotondo e bello. Vabbè. Allora, game 4, non ho visto lo stage. FD di nuovo. Non sono convinto di questa scelta. Perché semplicemente Kirby avendo. Cioè è molto lento, quindi può essere già guardato, ma i salti in più lo aiutano tanto anche andare al bordo. Sì. E penso anche che le extension con le piattaforme di Pyra siano molto utili. Esatto. Per esempio, una stage come Tamani City mi sarebbe piaciuto di più da parte di. O un PS2, uno small. Poi Kirby avendo poca mobilità fatica di più nelle stage più grandi. Okay. È vero. Però questo stage va a favore di Cimo perché in questo modo non ci sono piatte che possano interrompergli le combo col down throw. Diciamo che un battlefield, uno small battlefield contro Kirby molto, molto buone per appunto le piattaforme che non permettono di fare estensioni tanto grandi contro le stage. Invece di 40 danni te ne fa 30 o 20, mamma mia. 40 danni da down smash, che non riesce comunque a killare per fortuna. Meno male. Va bene che è spaccato quella smash ma non così tanto. Ok, shield pocca e prende la stock. Lì era difficile come situazione della regia. Sì, no, non facevi in tempo a vedere. Ok. Chromadust. Ma... Buonissimo spacing, infatti riesce a punire con la smash. Adesso si ritrova di nuovo in neutro, riesce neutral moment. Riesce a sopravvivere a Mika senza. Con l'invulnerabilità, anzi. Vediamo Cimo che cerca di rientrare a stage dopo. Le spadate di Sam. Sam che danza attorno al Cimo bloccato nello scudo. allora, Sam ok, sta bene. Ok, Cimo punisce il B. La combo! 80% da una buono, oh, bello. Buona recovery. Può girarsi perché... Sì.
Ok, cecchinato. Lo colpisce perché è DLC. Mamma mia! Ha un ottimo range quella mossa e uccide prestissimo. Mitra ha mostrato a Kirby che la sua sciabola è più corta, più piccola. Vediamo che comunque i nerf fatti su questo smash non hanno influenzato molto l'altro punto di vista. Non penso. Hanno scritto che l'hanno nerfata, ma non l'hanno nerfata! Ok. Meno male che non spike quella B. Ci mancava che spike. Kaisse. Immagina se fosse come Ice. Oh no, per favore. Basta, per favore, basta. Piango. Poi era Ike come testa. Dimmi okay. No. Non so. Non so risponderti, sono confuso. Sono allibito. Neutral B. Non lo scudo. Però prende. Non prende! Wow, DI perfetta! Su questo stage, tra l'altro, non mi aspettavo sopravvivere. DI ottima da parte di Cimo. Ok. Non fa. Non erdoge a panico. Potremmo vedere un eventuale combo. Ok, Spike, bella. Potremmo vedere un eventuale combo da parte di Fibrix. È veramente difficile adesso in questo momento, anche perché Kirby, 127. Allora, Kirby ha la range. A parte quello giancare. Anche per esatto. Tipo un neutral B al bordo. Kirby sta. Cimo sta aspettando l'entra B. Si vede. Modo. E invece niente, esplosioni di fuoco. E viene punito. Metti due pari? Grazie. Metti 3-2. È così. Scegli tu chi ha vinto. A fiducia. Ho sentito il bando, ho sentito che Sam ha abbandonato Town City. Town City? No, fermo, dai. Hai fatto 6. Due pari, 6-2. 6-2 direttamente. 6-2, chi è a 2? Eh? 2. Tu sei a 2. No, tu sei a 2. Ma che cazzo, come ti permetti? Io sei a 2. Ovviamente fight, lotte. Se due ci sta per Kirby perché può fare il combo extension con le piattaforme e non gli impediscono di fare le secondo. Non rimane incastrato in alto perché sono troppo alte, né? In chi potrebbe giancare un po' paio di vita con la parte sotto dello stage. Oddio, allora. È vero. Non se lo aspetterebbe, vediamo. Quindi game 5 di questa Losers Quarter Final. Vince andrà contro qualcuno che non so perché ho deciso di dirlo. Controllo subito intanto che tu. Stavo dicendo quanto veloce va questa chat e poi hai detto che scrollavi. Non riesco a leggere. Ok, no. Cimo poi andrebbe contro il vincitore tra Creme e Copy. Ci sta. Altro un upset da parte di Creme contro Pato molto. No, di Cimo contro Pato. Anche. Sì, Creme, scusami. Cimo contro Pato, non male. Copycat contro Pato. E Copy, esatto. È la cosa che mi ha sorpreso di più. Era un game 5 tra l'altro. Molto molto bravi. È da un po' che ci stanno questi tornei con un sacco di upset. Sì, è strano. Ok, perché tu ti aspetteresti sempre. Ok, di sì, abbiamo questi qua, esatto. I classici che torneranno in top 8. Poi quando non li vedi, dici, ma che cazzo è successo? No, anche da parte mia, per esempio, a Milano è stato affettato da Saito, che ha giocato molto bene. Ha giocato bene, sì. Però ritornando al match, abbiamo Kirby. No. Allora, Pyra 69, Kirby. Quindi al bordo di morte. 69% nice. Devo vedere se riesce a vincere di neutral. Vince di neutral adesso sopra di lei, ma non riesce a effettivamente fare il lago preciso. Prova a sharkare con il fear, ma non riesce a connettere per colpa del poco. Neutral moment. Si trova al bordo. Oh, lo punisce? Lo punisce, ottimo. Potrebbe punire con la smash. Ragazzi, per favore, punite quella B quando lo scudate. Tantissimo lago. Meno 44. Poteva punirlo con la smash e prendere la stock. Sì, ma l'ha punito con FS. No, ha fatto Bayer, è vero. Ok. Buona la recovery. Molto rischiosa in questa situazione. Però non è ma. Oh, bello! Wow! Gesù lo colpisce anche dietro, sto giro non l'ha fatto. La percentuale è molto alta, ma. Basta. Prende il dietro soltanto l'inizio della mossa. Ah, è vero. Ok. Questa qua deve dare qua. Ragazzi, prende. Non prende dietro, però potete girarlo voi. E poi prendeva dietro. Vabbè. Ok, lo punisce. Ok, inizia la combo, la conversione. La conversione. Scende! Non prende l'altro. Oh, non per pochissimo. Però bravo. Riesce a evitare il dovere di Pyra, che è molto importante. Bravo Sam a ritornare a F-Smash. Bellissimo adesso attacco, riesce a prenderlo nei movimenti. Abbiamo di nuovo due stock per entrambi. L'ultimo è due stock. Una delle forze di questo PG, credo Pyra e Nifa, è quello di prenderti mentre ti muovi. Grazie alla mobility e ai tool che ha. A tutto. Questo PG ha tutto. Che però è comunque decente come recovery di questo. No, non è neanche tanto male. Poi contando che lo switch ti dà momentum laterale, esatto. Devi solo stare attento. Pensavo lo sputasse onesto. È vero, poteva farlo, però approfitto a assorbire il. Non mi ricordo il nome. La mossa. La spadata. La spadata anime. Ok.
scuda, 6B. Fuoco da parte. Ma con 6B si può uscire a metà mentre viene colpito. Kirby con la parrucca. Kirby con quella parrucca mi spacca. Questo è il matchup nuovo del gioco alla fine. Ne abbiamo sorprendentemente tante di Sayonetta, però che fanno effettivamente dei sì. molto buoni. E Luigi. E Luigi, sì. Oh, e dei Rap Smash. Ok, probabile ultima stock di questo torneo per Cimo. Vediamo Poverino. Se. Poverino. È il loser. Sì, però magari vince. È possibile ultima stock. È ultima stock di Cimo, ok. E oh, non è cattiveria. C'è un tilt di attack, non connette. Kirby, sempre Kirby di onda. Un shield. Oh, ha perso la spada, ritorna. Al salto? Quell'inbox non è peccato, ha erdogiato lateralmente per ritornare su stage. Non pecca. Comunque bellissima anda a parte di Sam. Allora, Pyra con un sacco di rage. Madre, la punta della spada. Quella Sour Sword non sembra una Sour Sword. Oddio. Interazioni interessanti da parte del. Mamma mia. Cimo deve prendere assolutamente la stock adesso, perché se no sarebbe un problema. Ma anche adesso è un problema. Ora Cimo deve fare da una grab, deve convertire da una grab tutto quello che può. Deve pazientare, se no. Deve aspettare, sì. Se diventa troppo greedy, rischia di prendersi un sacco di danni o perdere la stock. E il game. E il set. E il torneo. E il torneo. Perché non viene con la grab. Oddio! Non viene preso. Ma grab. Molto, però, molto greedy quella B. Ma riesce a continuare. Sono due palle. Ok. Momento neutral. Dash attack punisce. 5%. Guarda Sam che aspetta, paziente. Oh, lo cerca! No! Riesce a tornare a stage. Stulla e ritorna sui stage. Mamma mia. Pericolo, pericolo. Che paura questo set. Molto close. Allora, in questo momento abbiamo. Oh, da dire che però trade di questa che clan. A... Oh no! Niente! Popofino. Popofino pesantissimo da parte di Sam. Che. Ha fatto bene, ci sta. Se la merita. Se la merita, ha giocato bene. GG, ragazzi. No, però molto, molto bello questo. Vabbè, non fatto male, molto bene, ha giocato veramente bene. Alla fine allora, ha funzionato.